Ok, sono andato a portare a casa un punto e mezzo circa, perché eravamo a buon punto per verso l'uno, e poi ho speso tutte i 8.000 rotti monete che nel giro che ho fatto in coriandoli divini, quindi costano 300, costano parecchio, però tanto vale farne scorta, anche perché non saprei più cosa fare. Ho provato a guardare dallo scultore. Dallo scultore in realtà non posso ancora potenziare nulla, perché sono tutti materiali che o il fulminato di mercurio o i lapislazzuli che non ho a numero sufficiente. Vabbè. Non c'è un metodo più sicuro. Mi pare che ci fosse qualcuno, ovviamente prima gli arcieri. Ottimo inizio. Stette che la ganza lo... Allora, ho appena fatto il farm con questi babbei e adesso mi rompo un farm. Cavolo sono? Chi è che respira qua? Ma come ho fatto a corrersi? Adesso è morto il volo. Stanza vuota. No, sento ancora respirare. Non siamo di certo noi. Sono guai. Comunque quella è la via per andare là. E c'è un idolo? Un gonfetto se ci aiuta un attimo a avvicinarsi. Però quello guarda di qua. E si alza ovviamente. Sono ricevuto. Ah,
una strategia per me. Allora, il tizio. È ancora valido il confetto. Ma spero che sia sparito tutto qua. Usare questo metodo, mi sembra, perché non c'è più. Provo a riposare. Beh, il boss in teoria non c'è più, quindi siamo finalmente liberi di fare i cavoli nostri. Oh, che bello. Bello profondo. Ma come facciamo ad arrivare fino là? Non sembra comunque esserci una... In teoria non è una stanza con qualcosa, però... So che io però sarei tentato semplicemente di andarmene. Posso?
No, oh, parole. Veramente, ma vai giù. Ma questa è una capitana di tutti i colori, insomma. Ovviamente non era un mini boss, quindi è ancora lì. Ma io adesso vorrei tornare su. E come si fa a tornare su? Per andare a quella porta là, per esempio. Bella miseria, da qua ci vedono. E il fatto che questi confetti qui, non è così facile trovarli. In realtà penso che possiamo semplicemente andarcene. Ma se no bisogna rifare. Devo tornare di nuovo dal. Ma possibile che ho messo sti limiti? E comunque non c'è niente. Bruttissimo da vedersi, vabbè, siamo ex magazzino, mettiamola così. Ok, quello là. E per arrivare là? Non sembra da non sembra che si possa da là. C'è veramente una distanza enorme. Vabbè che adesso possiamo andare in acqua, quindi. Là c'è un ponte rotto. Comunque questo confetto dura di più di tutti gli altri messi insieme. È scappata. Non era stata colpita dal fulmine, beh, quelli li scappano. Cos'era? Un pescione gigante. Qui c'è assolutamente da guardare se c'è. Perché poi ce n'è una cosa che ho lasciato là. Stare protetti dentro le... Questo è Serpente parte 2. Mi sembra di... Sì, ma questo come facciamo a affrontarlo? Sarà sempre come se con il serpente, cioè nel senso è. Cioè trovare un barbatrucco.
Tutto però aspetta. Ok, questa struttura blocca. Qua c'è qualcosa? Che là bisogna per illustrare un po'. Qua sembra che non ci sia niente, quindi si sale solo. Quindi boss, com'è che tutto tranquillo? Questa curva così. Oh, idolo, idolo, idolo. No, no, vai. Ah, siamo nel retro di... Ah, 3 di 4, sarebbe andare a fare... magari il centipede. Ma c'è qualcosa che non mi quaglia. Che roba sono? Ah, no, ok, sono nobili in rosso. Si apriva da, come minimo arrivavamo qua, si apriva dall'altra parte, assolutamente così. Ormai lo conosciamo il gioco, quindi. Seme di zucca. Ok, siamo sopra dove eravamo prima. Siamo un posto un po'. Andiamo in cima alla montagna. Mi sto preoccupando. No, a mettere qualcosa qua nell'angolino, no. Salve. Ok, forse rimane e ti danneggia. Beh, come il veleno, sì.
Non c'è qualche motivo di venire qua? In nulla. Onestamente non so se conviene salire. Però, boh, proviamo. Mi dà l'impressione di boss qua. Vabbè, prendiamo il punto. Non prendiamo il punto? Ma è un idolo o no? Ah, forse non è un idolo. Pensavo fosse l'alone dell'idolo. Ok, qua c'è gente. Io onestamente... Abbiamo azionato. Mister Palla, vieni giù. Non ti ha ucciso? Quanto cavolo sei resistente? Ecco, io ho provato... Ma di certo non è quella che usa nostro padre. Che ho saltato il giusto! Oh, lo sapevo che era lì vicino, ma pensavo che ci fosse il bordo. Il martello. Ok, il soldo l'abbiamo preso. Salta. Mi dà l'impressione che non sia la parte giusta. Perché c'è questo? Ma inizia a darmi fastidio. Sto pensando che da un qualche giorno che in effetti c'è un FOV un po' limitato. Eccolo l'idolo. È in terza persona, ma l'immagine risulta un po' schiacciata. Mi sta dando un po' fastidio quando inizio a guardarti in giro. Luce di sangue del drago, così. C'è un drago. Io tornerei giù. Anche perché siamo a... Buon punto per il terzo punto.
facciamo una cosa. Viaggia. Santuario si chiama. Guarda il dintone del vaso del nobile. Area del palazzo, ok, quello giù. Grande ciliegio quello. A proposito, quanti ne abbiamo di... Sette. E cosa costava la maschera? 12 forse. Costava un po', sicuramente. Oh, iniziamo a tornare giù un attimo. Ma non mi fido, ma voglio buttare via. Guarda, gli emblemi sono al massimo. Hanno fatto pure il limite dei 1000 questi furbi. Allora, torniamo un attimo a lui, così controllo e vediamo. C'è una carpa sotto il presunto NPC. Mi hai sì. 12. E queste costano un botto. La prossima volta porta. Ok. Poi dobbiamo rifare i tizi apro naturalmente. Nella prima occhiata che abbiamo dato non si capiva come. Questo? Razza di animali! L'avete Vai. Ingannato per tutto questo tempo! Nobiltà qui, eternità lì! Tutte bugie per illuderlo! Ridatemelo, padre! Padre mio! Ma è quella tizia! Ridatemelo! Si addormenta all'improvviso. Allora, in realtà qui viene in mente che ho fatto bene a lasciare i sottotitoli, perché sennò noi avremmo pensato che moriva se non c'era la spiegazione, tipo quelli per i messaggi per non udenti, no? Non lo so se è quella la... Però mi fa piacere che non ci sono più questi qua. Ok, tra l'altro in realtà mi ha fatto venire in mente che serve da consegnare l'acqua famosa, provare a consegnare l'acqua famosa al tizio, al mulino là. Però io vorrei capire come si fa ad andare là. Qua è tutto un livello, come dire, spezzato alla fine. Un po' perché sì, loro hanno una scusa che è crollato tutto, non sappiamo il... un'inondazione forse, qualcosa del genere, non so se abbia veramente una base realistica queste cose. Un po' per questo motivo è comunque tutto in realtà sembra tutto aperto, ma in realtà è tutto chiuso in un certo senso, tutto è enclose, cioè mi viene il termine in inglese ma non in italiano. Comunque, io volevo andare là, e questo è il punto. Possibilmente senza dover perdere i punti. Ma qui non c'era un aggancio qua. Mi ricordo che c'era. Però vede meglio quello là.
Era quello che ci ha permesso poi di agganciarsi. Non lo so. In teoria si dovrebbe poter pur salire là prima o poi. Cos'è che si è svegliato? Vorrei tornare in acqua. Allora facciamo così. Non facciamo da qua. In effetti forse la cosa migliore è ancora. Ho sbagliato strada. Vabbè. Cosa migliore è forse andare sulla piattaforma, quella grossa. Dopodiché voglio andare assolutamente a questo. Le scaglie di carpa l'avevo presa con il negoziante, quindi non è quello il problema. Magari è meglio buttarsi da qua. Ma che ci sia acqua, no? Ecco, spero che quel pescione alla gigante se ne stia. Ok, là c'è una cosa. Qui c'era una carpa però, ecco. Cavolo. No, io ho rinunciato, forse se la si faceva lo stesso. Forse rinasce se stiamo qua. Saltando fuori. Beccato. Ok. Ce n'era un'altra qua. La sono sognato. Non so se poi magari rispawnano, non credo, sono sicuramente contate. Ah, ma là c'è qualcosa. Vediamo se si riesce. La posizione del loto in acqua. Vediamo se c'è qualcos'altro magari. Ma da qua no, eh. Più in alto non si può. Che i soldi non sono più un problema. Eccola la carpa e mezzo. Ah, se n'è andata. Non si sa niente. Ok, questo era quello.
pesca preziosa, ne abbiamo già un bel po'. Già che ce l'ha? Senza testa. Ma non c'è solo quello. Ah, forse no, forse è un idolo che però non si sblocca finché non ha... Ma un senza testa sott'acqua dobbiamo fare. A proposito, parlando di sott'acqua, c'era ancora alcune cose da andare a vedere, e uno è nel castello Ascina, che c'era un qualcosa sotto, e a questo punto mi viene il dubbio che sia quello là. Non è forse un idolo? È lo scheletro del pescione. No, no, non è un libro, è una persona. Vabbè. Allora, qui devo... Devo mettere a sicuro i punti un attimo. Però facciamo una cosa. Concludiamo l'episodio. È andato un po' lungo, però mettiamolo direttamente qua. Allora, proviamo a parlare con lui e... Ascoltore, cosa c'è? Proviamo a consegnare la bevanda. Ho portato del sake. Oh, fonte giusto, di drago. Sake di ottima qualità. Lo accetto. Ah, ci voleva proprio. Non c'è niente come questo sake. Lo bevevo spesso con Dogen. Okay. Emma ci riempiva i bicchieri. È da molto che conosci Lady Emma. È passato molto tempo. È qua presente. L'ho trovata su un campo di battaglia. Un campo di battaglia. Fece per avvicinarsi, con gli occhi fissi sul riso che avevo in mano. Ha fame. Non ho resistito e gliel'ho dato. Bravo. Allora ha iniziato a seguirmi. Un cagnolino. Dopo un po', Ascina è diventato un luogo pericoloso per entrambi. In quel periodo, Dogen la adottò come figlia. In fondo, non era poi così importante dove sarebbe finita. Ma una cosa è certa. Sarebbe stata meno felice crescendo con uno shinobi. So solo scolpire statue. Gli unici Buddha che il legno mi mostra hanno volti furiosi. E io posso scolpire solo ciò che vedo. Allora sarà per un'altra volta. Sei tornato da un vecchio ricordo, a quanto vedo. Sì, ma non ho ancora visto tutto. Capisco. Ti prego, fai attenzione. C'è il gufo da fare. Mastro Lupo. Sì? Prego perché tu vinca in battaglia. Grazie. Addio. Allora, facciamo... È l'ultima cosa che invece vorrei fare. Allora, innanzitutto spendiamo... Ehi là, amico, su essere... i nostri soldi. Allora, questo vende anche infinite feote anguille, ma 54 direi che non sono pochi. Purtroppo quei confetti là, invece... Investiamo come in borsa, investiamo in... Devo vedere se i coranelli divini fan danni un pochino, un po' a... che scacciano gli spettri, perché a volte sono capitato sul fatto che proponevo di usarlo anche con altri boss eccetera, indifferentemente può darsi che aumenti i danni in generale, qualcosa lì, non lo so. La prossima proverò, ne ho una scorta adesso, quindi
Allora, andiamo a provare a consegnare l'acqua, vedere se può fare, può essere interessante per... preziosissimi frammenti cerani. Mi sa che dopo questo vado a farmare addirittura per prendere anche il quarto punto, perché intanto arriviamo al terzo e poi quarto, e così prendo anche noi. Stiamo morendo. Prendo anche la croce di Ashina. Il fatto che siamo un po' tutte inutili. Sì, è vero che bisognerebbe in realtà a giocare, perché si gioca un po', cioè, o perlomeno io gioco un po' così, ma credo che tanti lo facciano. Bisogna giocare in realtà studiando di più gli avversari, vedere se magari hanno debolezze effettivamente a una particolare arte. Per esempio, poi c'è una cosa che non ho mai usato, appunto, né la ceramica, né cos'è la fuligine qua. Non l'ho usato anche perché lo trovo veramente scomodo il discorso del digitale su. Quello è vero, cioè è il motivo principale, la fuligine, mentre sei in battaglia, stai usando lo stick, quello sopra, devi usare il digitale su, fai una fatica. Cioè non essendo un tasto... è un tasto un po' scomodo, fuori mano. Vediamo. Però, ripeto, magari ogni strategia... cioè, ci sono alcune tecniche che vanno... che andrebbero meglio per alcuni nemici, no? Così come alcune... tenercela per noi... per far che? Consegnare. Prendi questo. Oh, questo odore, che sentore glorioso! Finalmente l'accettazione è vicina. Potremo diventare loro umili servitori. Finalmente. Finalmente. Ehi tu, lascia che ti dia questo. Stiamo trovando un sacco di questi... devo provare a fare un giro anche da Ishin. No, ho paura di andare da Kuro, in realtà. Come avete visto non sono più andato, perché ho paura... boh, magari lo facciamo nel prossimo episodio, non lo so. Magari ci dà qualcosa. Ma non vorrei innescare qualche percorso... che porta... che direzioni verso la fine, no? Ho paura a parlare con lui, appunto, perché non vorrei che davvero da lì in poi dobbiamo per forza scegliere un percorso. Non so se si decide lì, se si decide più avanti, però è un bel po' che non vado da quelle parti lì. In questo caso la cederai a me. Pari dell'acqua, te l'abbiamo già data. Questo è uno dei modelli più carini, secondo me, nel senso che è molto giapponese. Che bisogna ritornare. Può essere, perché guarda, è tutto basato sul riposo. Origliare e o riposo. Vabbè, proviamo. Proviamo un attimo a ritornare.
tanto. Quindi dicevo, anche in realtà il fuoco, vabbè, sì, il gioco ti avvisa ancora all'inizio che quelli con gli occhi rossi sono sensibili al fuoco, vabbè. E poi sarebbe da usare con l'olio, e l'olio ne abbiamo pochissimi anche adesso. È diventato un nobile, mi sa. Per flauto. Sei terra. E fate no. Oh, ecco qua. Ok. Poi c'è uno qua. Mettiamo anche questo preziosissimo. Oh. Volevo diventare un pifferaio. Dov'è la quadratura? Beh, però è uno di quelli. Porpora. Oh, vabbè, scaglie, ok. Ce ne servono un sacco. Va bene. Finiamo qua con questo episodio. E faccio quello che dicevo. Vado a farmare e ci rivediamo presto nel prossimo. Ciao a tutti.